come le emozioni influenzano la nostra salute. Lo sappiamo bene tutti. Stress ed emozioni negative hanno un cattivo effetto anche sulla nostra salute fisica. Ma non molti sanno che ogni singola emozione, negativa o positiva che sia, ha un effetto sulla nostra condizione. Insomma, ogni nostra emozione ha conseguenze fisiche. Prima di andare a capire come può la tristezza farci ingrassare, cliccate sul tasto iscriviti e abilitate le notifiche per restare in prima fila con il lato positivo. L'amore rende tutto più dolce. In uno studio pubblicato sulla rivista Emotion nel 2013 viene dimostrato che quando si è innamorati, ogni cosa che mangiamo o beviamo, persino l'acqua, ha un sapore più dolce. Secondo gli autori della ricerca, una possibile spiegazione sta nell'associazione mentale tra l'amore e la memoria del latte materno durante l'infanzia. Inoltre, l'amore è un potente antidolorifico. Secondo il dottor Sean Mackey del Centro Medico dell'Università di Stanford, nei primi tempi dell'innamoramento, quelli più passionali, basta guardare una foto del proprio amato per alleviare qualsiasi dolore fisico. Desiderio e infatuazione sono peraltro emozioni capaci di farvi dimagrire. Questo almeno è quanto si dice in uno studio del sito di dating eHarmony. La ricerca è stata condotta dalla psicologa Linda Papadopoulos, che nel corso dello studio ha notato come il 30% delle partecipanti che si trovavano nella fase più passionale dell'amore erano dimagrite sensibilmente. La rabbia porta all'insonnia. La rabbia è senza dubbio un'emozione normale, anche sana, ma può causare insonnia. Ci riferiamo però alla rabbia cronica, quella che non riusciamo quasi più a controllare. La rabbia accelera la circolazione del sangue verso gli arti e verso il cuore, cosa che provoca la perdita di sonno. La rabbia poi non solo ci priva del riposo, ma provoca anche diabete, aritmie cardiache, pressione alta e indebolimento del sistema immunitario. Il senso di impotenza appesantisce tutto. Uno studio pubblicato sulla rivista di psicologia sperimentale nel febbraio del 2014 argomenta che il senso di impotenza ci fa sentire ogni oggetto che teniamo in mano più pesante di quanto sia in realtà. È probabile si tratti di un meccanismo inconscio di autodifesa, che in questi casi ci protegge impedendoci di andare oltre le nostre forze. La solitudine e la tristezza fanno sentire freddo. Chi si sente da solo, triste o escluso, tende a sentire la temperatura esterna vagamente più fredda di quanto sia in realtà. Di conseguenza si sente il bisogno di cibi e bevande calde che compensino le emozioni indesiderate. Inoltre, tristezza e depressione hanno un cattivo effetto sull'appetito. Una delle conseguenze è l'aumento di peso e a sua volta un aumento della pressione arteriosa. Sentirsi offesi senza riuscire a sfogarsi può causare l'acne. La pelle somatizza più di ogni altro organo le emozioni della mente. Ecco perché molte emozioni negative sono spesso visibili sul nostro volto. Ad esempio, se qualcuno continua ad insultarvi e decidete di tenervi tutta la rabbia dentro anziché reagire alle offese, è possibile che questo provochi l'insorgere di acne. Insomma, per evitare i brufoli, sfogatevi per bene. State già meglio? Oh, guarda che pelle liscia, infatti! Innamorarsi fa bene alla memoria. Una ricerca svolta all'Università di Pavia ha dimostrato che quando ci si innamora, i nostri nervi crescono a ritmo accelerato durante l'anno successivo. Questo a causa di una sostanza simile a un ormone che appunto agisce sul ripristino del sistema nervoso. La memoria migliora perché un miglior funzionamento dei nervi porta allo sviluppo di più cellule cerebrali. Il disgusto fa star male di stomaco. Se non si riesce a sopprimere il disgusto, non c'è niente di male. È una sensazione tra le più difficili da reprimere e superare. Quando qualcosa ci disgusta, il cuore rallenta e si sente soprattutto nausea. Potreste anche avvertire qualcosa che non va a livello dello stomaco. La causa di tutto questo è la repulsione, basata sugli stessi meccanismi psicologici che agiscono sul sistema digestivo. Farsi due risate aiuta a ridurre i livelli di stress. Il dottor Lee Burke dell'Università californiana Loma Linda ha scoperto che ridere aumenta il livello di beta-endorfine, ormoni del buon umore, del 27%. A
A sua volta, il livello di ormone della crescita aumenta dell'87%. I cardiologi della Facoltà di Medicina dell'Università del Maryland, invece, hanno notato che ridere diminuisce la predisposizione verso gli attacchi di cuore. Questo a causa del ridotto livello di ormone dello stress che abbiamo nell'organismo. Ridere, quindi, fa davvero bene. Ah, che bello! La gelosia indebolisce il sistema immunitario. La gelosia è una delle emozioni più indesiderate, ma è anche tra le più potenti. Si tratta infatti di un diabolico mix di rabbia, stress e paura, e come tale la gelosia fa aumentare l'adrenalina e accelerare il battito cardiaco e la pressione del sangue. Non solo. Ogni volta che ci sentiamo gelosi, il nostro sistema immunitario ne risente e si indebolisce. La gratitudine fa abbassare la pressione del sangue. Le sensazioni che proviamo quando siamo grati per qualcosa producono ossitocina. Questo rafforza sensibilmente il sistema immunitario e fa abbassare la pressione sanguigna. Di conseguenza, il corpo guarisce più in fretta. Insomma, avrete capito che invece di essere così gelosi, è meglio sentirsi davvero grati. Funziona, ve l'assicuro. Piangendo, ci si libera dello stress. Vi sorprenderà saperlo, ma le lacrime non sempre sono un male. Quando il professore di biochimica William Frey analizzò la composizione chimica delle lacrime causate da varie emozioni, comparandole a quelle che invece piangiamo affettando le cipolle, i risultati lo sbalordirono. Le lacrime emotive contenevano livelli molto più alti di ormone dello stress e neurotrasmettitori. Il dottor Frey giunse quindi alla conclusione che il vero scopo del pianto è liberarsi dello stress in eccesso. Trattenere il pianto quindi può far male al sistema immunitario, alla digestione e persino danneggiare la memoria. Meglio di no. La paura fa impallidire. Quando si ha paura si diventa pallidi perché il sangue si allontana dal viso. La ragione è da trovarsi nell'attività del sistema nervoso autonomo, quello che controlla i nostri istinti primari. Combatti o scappa. Questi meccanismi riducono l'afflusso di sangue inviato verso gli arti e verso il viso, convogliandoli invece maggiormente verso i muscoli allo scopo di potersi difendere o fuggire se necessario. Fare i complimenti al proprio partner riduce il colesterolo. Ogni volta che esprimete il vostro amore e il vostro affetto al vostro partner, il vostro colesterolo si abbassa. La conclusione è stata pubblicata nello studio apparso sulla rivista Ricerche sulla comunicazione umana. Secondo la ricerca, basta essere espansive verso l'amato per 20 minuti ogni 3 volte a settimana per vedere scendere significativamente i livelli di colesterolo in appena 5 settimane. La vergogna fa battere più velocemente il cuore. La vergogna, quella peggiore, quella che arriva da nostre azioni passate, provoca un sovraccarico dell'ormone dello stress, il cortisolo. Di conseguenza, le arterie si restringono e il cuore inizia a battere a frequenza più accelerata. Ai ai! Ai ai! Litigare rallenta i processi di guarigione. Studiosi dell'Università dell'Ohio hanno stabilito che basta una lite di 30 minuti per rallentare i processi di guarigione dell'organismo. Ecco che quindi capite quanto faccia male un litigio anche alla salute fisica. Ogni volta che si litiga, l'organismo produce più citochine, che sono molecole proteiche che possono dare il via a un'infiammazione. Se i loro livelli nel corpo sono alti, a lungo termine possono provocare il cancro o malattie cardiache e artrite. Lo stress può anche far bene. All'Università di Stanford, gli scienziati del centro medico hanno scoperto che degli stress a breve termine possono far bene al sistema immunitario e aumentare i livelli di molecole capaci di combattere il cancro. Questi riscontri positivi perdurano per diverse settimane dopo l'evento stressante. Attenzione però, perché se lo stress è cronico comunque a lungo termine, va a danneggiare la memoria e ci rende molto stanchi, per non dire esausti. Lo stress cronico porta poi a sviluppare malattie come il diabete e malattie cardiache. Bonus! Per tutto quanto abbiamo detto, vale anche l'opposto. Ovvero, i fattori fisici esterni possono influenzare le emozioni. Il dottor Lawrence Williams dell'Università di Boulder, in Colorado, afferma che esistono evidenti correlazioni tra la sensazione fisica e quella psicologica del calore. Ad esempio, una persona di carattere affettuoso e compassionevole e una persona dalle mani calde vengono viste allo stesso modo, degne di fiducia e di affidabilità. Se poi tenete in mano una bevanda calda, recepirete le persone in modo più amichevole rispetto a quando avete le mani fredde. Sarà. All'Università di Cambridge, invece, degli psicologi hanno condotto un sorprendente esperimento. I partecipanti dovevano rispondere a questionari con dilemmi morali. Alcuni di essi erano stampati su fogli di carta con i bordi in bianco e nero.
Altri fogli avevano invece i bordi colorati, altri grigi. Pensate, le persone con i fogli in bianco e nero sono risultate molto più rigide e di mentalità chiusa. Coloro che invece avevano fogli grigi o colorati tendevano a considerare invece entrambi i lati di un dilemma. Wow! L'hai mai notato quanto le tue emozioni possano influenzare la tua salute? Se hai esperienze in materia, raccontacele nei commenti qui sotto. Ricorda di dare un like al video e di condividerlo con i tuoi amici. Iscriviti al nostro canale. Resta con noi su Il Lato Positivo.